Il riquadro delle diapositive riporta le immagini in miniatura delle diapositive della vostra presentazione, nell'ordine in cui volete mostrarla. Facendo clic su una diapositiva, la si seleziona e la si colloca nell'area di lavoro. Qui è possibile applicare le modifiche desiderate per quella specifica diapositiva. Potete eseguire un certo numero di operazioni addizionali su una o più diapositive. Ad esempio, è possibile aggiungere una nuova diapositiva in una qualsiasi posizione all'interno della presentazione dopo la prima diapositiva, facendo clic con il tasto destro del mouse e selezionando la voce Nuova diapositiva. È possibile anche eliminare una diapositiva non più necessaria, facendo clic con il tasto destro del mouse e selezionando la voce Elimina diapositiva. È possibile contrassegnare una diapositiva così che non venga mostrata come elemento della presentazione, facendo clic con il tasto destro del mouse e selezionando la voce Nascondi diapositiva. È possibile anche rimuovere il contrassegno eseguendo la stessa identica operazione. Si può anche rinominare la diapositiva facendo clic con il tasto destro del mouse sulla voce Rinonima diapositiva e è possibile anche copiare o spostare il contenuto di una diapositiva all'altra. Selezionando la diapositiva, copiare il contenuto e spostarlo in un'altra diapositiva.